Notorious alleged offenders have already been arrested and charged. The flag here is flying at half mast in memory of the police officer Brian Sick. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinet Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robinet Biden Jr. do solemnly swear. That I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of president of the United States. Office of President of the United States and will to the best of my ability and will to the best of my ability preserve, protect and defend preserve, protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank president. You. Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, che ci vedono. Eh, dedichiamo questa nostra conversazione, ringraziazione che ci ospita per questo incontro ricco di voci e quindi molto interessante, e che si è deciso di intitolare Il mondo dopo Trump. Abbiamo visto nelle immagini di copertina, nell'introduzione. I due momenti che ruotano attorno a Capitol Hill, eh, il pomeriggio, la tarda mattinata del 6 gennaio e la tarda mattinata del 20 gennaio, l'assalto al Parlamento americano, al Tempio della Democrazia americana, mentre eh, era in corso la procedura di proclamazione dell'elezione del nuovo presidente Joe Biden e eh, il 20 gennaio, 48 ore fa. Quando eh, il presidente ha giurato e ha quindi ha dato inizio ufficialmente al suo mandato quadriennale. E era mezzogiorno in entrambi i casi, le 18 ore italiana. Eh, e mi è venuto in mente che eh, un libro molto famoso del Novecento che si intitolava Buio a Mezzogiorno, raccontava. Eh, delle purghe staliniane, dello stalinismo eh, e che proprio a quell'ora, il 6 gennaio, eh, sono calate le tenebre, così le ha definite lo stesso Biden in un intervento drammatico eh, pochi minuti dopo quell'intervento in cui chiedeva agli assalitori di lasciare eh, il Parlamento, ma soprattutto chiedeva al presidente ancora in carica, Donald Trump, di ordinare ai suoi eh, seguaci ai suoi sostenitori di lasciare i corridoi, le aule e gli uffici dei parlamentari e ha parlato di ora buia senza precedenti e di tenebre. La democrazia è preziosa, la democrazia è fragile, la democrazia ha vinto. Con queste parole eh, Joe Biden ha eh, cominciato il suo discorso inaugurale. E allora io dando inizio a questo colloquio a più voci in cui cercheremo di raccontare due profili. Da un lato, eh, come nasce la democrazia americana da questi quattro anni di Trump, da questi eh, interminabili due mesi di transizione che sono stati eh, tra i più convulsi, tra i più incerti mh, che la storia... Americana ricordi da molti da molti decenni e come ne esce e come sarà nella seconda parte parleremo soprattutto di questo un ritrovato ruolo degli Stati Uniti nel mondo nelle relazioni eh, con l'Europa ma anche con nella, nello scacchiere medio orientale e con i tradizionali eh, rivali e avversari, la Russia da un lato e soprattutto la Cina, in una situazione in cui mi pare di poter dire, commentando brevemente solo per pochi accenni, perché ovviamente sto per lasciare la parola ai nostri interlocutori, eh, mi ha colpito il discorso di Biden eh, che l'America ha avuto tanti nemici nel Novecento ha Avuto un nemico di tipo nuovo eh, a partire dall'11 settembre 2001. Questo è l'anno quindi del ventesimo anniversario dell'attentato alle Finn Towers. Eh, il terrorismo islamico, da cui è cominciato un, un percorso eh, dall'Afghanistan, dall'intervento in Afghanistan, poche settimane dopo, il 7 ottobre 2001, a quello in Iraq. Eh, L'America ha avuto molti nemici, ma il nemico eh, indicato da Biden e quindi la sua missione, cui dedica almeno l'inizio del suo mandato, è un nemico di tipo interno. Quando si parla di nemico interno, vengono in mente le riflessioni di Hannah Arendt sui totalitarismi, ma qui il nemico interno è di altro tipo. È la sfiducia, e la disaffezione, l'ostilità verso eh, l'altro. Direi mi ha molto colpito: un appello quasi accorato a parlare con gli altri, con quelli che non la pensano come te, a tollerare la presenza di altri, a leggere addirittura i giornali degli altri per dire i social degli altri, per dire di uscire dalle stanze chiuse. Quelle stanze chiuse che eh, nei dati che ci eh, riferiscono i sondaggisti americani fanno sì che eh, il 96% degli elettori di Biden considerino chi nega validità al voto del 3 novembre eh, complottisti, ma anche il 70% degli elettori di Trump. Eh, che invece credono che il voto sia, sia truccato. Una percentuale che nel sondaggio della CNN degli ultimi giorni sale addirittura all'81%. È il profilo di una democrazia eh, spaccata eh, dove il nuovo presidente dovrà faticare molto per ricucire tra le diverse anime di questa America che nel, entra nel 2021 con il carico di 400. 400.000 morti eh, per la pandemia, eh, un eh, più 36% di debito pubblico. È una quantità di fratture vecchie e nuove che mh, gli ultimi anni e gli ultimi mesi e perfino le ultime settimane hanno accentuato. Allora, io comincio subito con uh, il nostro giro. E il primo. Eh, interlocutore di questo pomeriggio il professor Sergio Fabrini, che insegna alla Università Luis Guido Carli, che ha dedicato eh, numerosi studi alla democrazia americana. Uno di questi, pubblicato nel 2005, si intitolava L'iperpotenza democratica eh, e quindi questo è un primo spunto con cui mi piacerebbe interloquire, dall'iperpotenza da alla fragilità della democrazia eh, e negli ultimi giorni nei suoi editoriali nelle ultime settimane ne, nei suoi editoriali sul sole 24 ore ha eh, raccontato e ha parlato dell'anima autoritaria del populismo che si è messa eh, in campo in, in quelle ore drammatiche del 6 gennaio ma anche di conclusione di quello che lui ha definito il decennio dei nazionalismi, il decennio dei ritorni dei nazionalismi di cui eh, il 2016 è stato eh, l'anno chiave, quindi l'anno eh, Spartiacque, l'anno della Brexit e anche l'anno in cui Donald Trump è diventato presidente. Con la parola d'ordine di Far Tornare Grande l'America, che era appunto il refrain del suo intervento inaugurale esattamente quattro anni fa, il 20 gennaio del 2017. E questo ci chiama una domanda che in termini storici e politologici, l'Italia si è posta in tutt'altro contesto, naturalmente. Eh, quando ci si è chiesti se la fase, la lunga fase del fascismo fosse una parentesi o fosse eh, un'autobiografia della nazione. Gli storici si sono molto interrogati e molto divisi su queste due immagini che nella loro estremizzazione probabilmente non, non, colgono, eh, non colgono una fotografia completa della realtà, ma certo ci danno... Delle chiavi di interpretazione, e quindi, ripeto, in una situazione in un contesto completamente di diverso. Eh, le immagini di mercoledì 20, quella festa sul palco, eh, la liturgia democratica che si riprende il possesso del luogo del Campidoglio, ma anche la presenza, ehm, una forte presenza femminile una forte presenza multietnica, tutto simboleggiava un voltar pagina e poi il voltar pagina ha preso anche una forma molto più concreta con i primi 17 atti firmati dal nuovo presidente Biden che in poche ore hanno smantellato quegli atti altrettanto simbolici, ma non solo, che Trump aveva firmato in gran parte nelle prime settimane della sua presidenza. E allora, è legittimo domandarsi se questo voltar pagina significa che quella di Trump è stata una parentesi o se invece il trumpismo ha eh, intercettato degli umori profondi della nazione americana che come tali, eh, peraltro stiamo parlando di eh, 73 milioni di elettori che hanno votato eh, per Trump contro i 79 milioni di Biden, che è una cifra enorme. Ehm, siano un macigno che pesa in questo percorso, siano eh, una delle questioni grandi che la nuova presidenza dovrà, dovrà affrontare. Quindi a lei la parola, professor Fabbrini. Grazie. Grazie mille Marco e grazie per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui a, a riflettere insieme su quello che è avvenuto in America. E, io ho un'interpretazione eh, diciamo così eh, non irenica degli Stati Uniti eh, che ho sviluppato sia nei miei studi che eh, nella mia esperienza eh, prolungata in quel paese. E eh, cioè che questo è un paese da sempre, dall'inizio, un paese diviso. Eh, naturalmente la divisione che ha raggiunto nell'ultimo periodo è una divisione, eh, come dire, molto alta, che ricorda tutti. Eh, in particolare, diciamo, gli americani che l'hanno studiata, vissuta la, la divisione precedente alla guerra civile. Però noi dovremmo finalmente accettare l'idea che l'America non è quel paese coeso, eh, omogeneo, eh, che eh, John Jay, nei primi articoli del Federalista, eh, scrisse per ragioni di propaganda. E questo mi consente di, di fare una prima riflessione sul proprio significato delle elezioni, perché queste elezioni. Per molti aspetti sono delle elezioni che hanno, ci hanno consentito di tirare un sospiro di sollievo, sono elezioni della sconfitta di Trump. Eh, 7-8, in realtà 8 milioni di voti in più da parte di Biden sono significativi, però non sono le elezioni della vittoria dei democratici: eh, è, è un'elezione nella quale in realtà la divisione del paese eh, sul piano politico si è accentuata. Basti pensare che nella Camera dei rappresentanti eh, i, i democratici hanno perso circa 12 seggi pur mantenendo la maggioranza. Sono 222 più uh, verso 212 con un, un, un seggio che è ancora da stabilire. E al Senato eh, i democratici hanno vinto i due cruciali... Strategici seggi eh, della, della Georgia, però eh, la maggioranza non c'è, anche se certamente il, il vicepresidente degli Stati Uniti può eh, assolvere una funzione di, eh, di eh, rompere l'equilibrio. Eh, tuttavia, 50 seggi più eh, lo stesso vicepresidente non sono sufficienti per neutralizzare i filibusteri, come voi avete visto già questa mattina. Mitch McConnell, che è il leader dei repubblicani del Senato, ha subito proposto eh, a, a Chuck Sam, che, che è diventato adesso il leader di maggioranza dei democratici, eh, di trovare un accordo su alcune proposte fatte dall'amministrazione, cominciare dalle nomine, a condizione che i democratici eh, non chiedono di rivedere o di cambiare il filibustering come voi sapete il filibustering è una pratica che era stata in parte autorizzata nel corso degli anni 30 dell'Ottocento, fu poi nei fatti istituzionalizzata dopo la guerra civile in virtù della quale eh, per avere eh, per decidere eh, una legge considerata controversa occorre costruire una maggioranza qualificata all'interno del Senato quindi il Senato è un'istituzione che non funziona su una logica maggioritaria ma su una logica diciamo in cui una minoranza può essere, eh, può essere determinante io l'ho chiamata un esempio della tirannia delle minoranze istituzionalizzata e oggi ci vogliono 60 senatori per rompere eh, per neutralizzare un boicottaggio diciamo così del processo deliberativo naturalmente non vi sono 60 senatori che sono disposti a farlo quindi i, democ i democratici dovranno trovare eh, accordi, eh, mediazioni eh, con Mitch McConnell eh, o Lindsey Graham, anche se no, non sono più loro a stabilire le regole. Ma poi soprattutto eh, i repubblicani hanno vinto negli stati, negli stati nei legislativi di stati. Eh, 31 legislativi statali su 50 eh, sono probabilmente 32, perché c'è una Camera divisa. Eh, sono controllati dai, dai, dai repubblicani. Perché questo è importante? È importante perché, come voi sapete, ogni dieci anni negli Stati Uniti si tiene un censimento e sulla base del censimento, i legislativi eh, degli stati ridisegnano eh, il, i collegi elettorali in relazione agli spostamento della popolazione. Ora, eh, noi abbiamo avuto un censimento nel 2020, quindi i prossimi mesi i, i nuovi legislativi di Stato ridisegneranno i eh, distretti elettorali eh, e questi, questo ridisegno avviene sulla base delle preferenze eh, politiche elettorali dei, eh, dei, delle maggioranze degli legislativi di Stato. Ora, eh, i repubblicani vogliono eh, costruire e hanno finora costruito dei distretti elettorali per la Camera dei rappresentanti. Eh, che sono eh, omogenei eh, sul piano del, diciamo, dell'orientamento di, di voto. Quindi cercano, hanno cercato di evitare di mettere insieme elettori tradizionalmente democratici con elettori repubblicani, perché questo avrebbe incentivato dei candidati che cercavano una posizione intermedia. Invece, in eh, distretti omogenei sul piano politico, è, è più facile che le posizioni più radicali si eh, affermino. E portino ad una eh, polarizzazione ulteriore del par dei partiti, in particolare il partito repubblicano. Quindi il primo punto è, ehm, abbiamo tirato sospiro di sollievo, siamo contenti, ma guardate che eh, Trump è stato messo fuori dalla porta, ma eh, non è entrata necessariamente una nuova eh, coalizione che è in grado di fare una politica, ad esempio come quella del il secondo punto che eh, cerco di correre è che eh, il paese continua ad essere più che mai diviso. Eh, L'ultimo eh, dato che ci riporta eh, il Pew Research Center, che è forse l'agenzia la, di, di sondaggi più importante, ci dice che tre lettori su quattro repubblicani ritengono che Biden sia eh, un presidente illegittimo, un po' come eh, diciamo, Ceteris Paribus, come giusto per far capire i nostri ascoltatori, come non expedit. Eh, che noi abbiamo vissuto nell'esperienza italiana. Eh, noi non riconosciamo eh, eh, per eh, 50 anni l'autorità la, del nuovo Stato eh, italiano e loro non riconoscono eh, la legittimità eh, del nuovo Presidente. Per capire questo mette in moto delle dinamiche che sono dinamiche molto eh, profonde, anche perché gran parte di questi elettori repubblicani, sulla base di un'analisi eh, demografica che è stata fatta, sono concentrati soprattutto negli stati del sud, eh, dove voi sapete c'è una tradizione e un sentimento molto forte di tipo secessionista. Nel filmato non si è visto che ci ha fatto vedere, voi ricordate che nell'invasione di Capitol Hill eh, la bandiera che con grande eh, orgoglio è stata messa all'entrata della lobby del, del, della Camera dei rappresentanti era la bandiera eh, confederale. Quindi la polarizzazione politica eh, non solo è ancora lì, ma è cresciuta. Ed è cresciuta dagli anni 70, eh, si è eh, irrobustita drammaticamente negli anni 90 del secolo scorso, eh, con Newt Gingrich e eh, la sua idea di un partito repubblicano eh, radicale, e, e poi è andata avanti con il Tea Party e poi è diventata eh, diciamo, la eh, forma ufficiale del partito repubblicano con il cosiddetto MAGA. Make America Great Again, cioè con, con il Trumpismo che si è infilato come un cuculo in un nido e l'ha trasformato a sua immagine e somiglianza. Ora, questa trasformazione della destra in un partito, Partito Repubblicano, in un partito estremista, è un fenomeno veramente inusuale, eh, perché lo stesso fenomeno di polarizzazione non è avvenuto in quei termini e con quelle dimensioni sulla sinistra. Il Partito Democratico ha una componente radicale ma è, è molto limitata. Il baricentro del Partito Democratico, come si è visto nelle primarie, è ancora un baricentro che vota intorno a figure come eh, Obama eh, e come Biden, cioè quel baricentro Clinton, quel, è, un, è il baricentro che ha consentito ai democratici di vincere le elezioni nel passato. Ora, secondo gli studi di Putnam, eh, uno dei più importanti studiosi americani, che ha scritto un libro molto rilevante eh, alcuni mesi fa, c'è una coincidenza tra la polarizzazione politica e le polarizzazioni sia sociali che culturali che sono iniziate negli anni 70. Lui dimostra che quella polarizzazione politica è correlata con l'incremento delle diseguaglianze all'interno del paese, con l'incremento dell'esclusione. Eh, dei, eh, diciamo di alcuni ceti, in particolare dei ceti degli afroamericani di minoranza negli Stati del Sud, dalle opportunità educative o di lavoro. E quindi noi abbiamo un fenomeno che non è solamente legato alla politica, ma ha un sostegno fortissimo e una anche giustificazione della società civile. Quindi ha ragione Biden a dire eh, che questa è una in in civil. È eh, eh, una, una guerra incivile, non civile, ma dietro quella guerra incivile ci sono basi economiche e sociali molto forti e poi, soprattutto, ovviamente c'è una divisione che per la prima volta emerge. Ma eh, penso agli studi di Richard Kreitner eh, per la guerra civile: c'è una divisione epistemologica. Eh, ci sono parti del paese, c'è una frattura eh, epistemologica. Eh, di cui, ad esempio, noi in parte dovremmo essere una conoscenza: pensate alla frattura tra comunisti e democristiani, spesse volte era una frattura tra gente che diceva eh, dello stesso fenomeno cose diverse, eh, perché la struttura ideologica o la tua visione eh, politica ti portava ad interpretazioni diverse. Oggi in America c'è una frattura epistemologica che è molto rilevante. Ora, in questa situazione la, la democrazia ha pericolo perché perché eh, la democrazia eh, viene attaccata da, da una componente molto forte della destra e non ha una barriera, quello che Ziblat, ad esempio, ed altri chiamano il guardrail, non ha una barriera sulla destra. Qualcuno pensa che sia un compito dei democratici eh, riuscire a domesticare... Eh, il, questo elettorato, ma è un non senso, quello è un compito del partito repubblicano, dell'establishment, di gente come Bush, di, di gente come Mitch McConnell, eh, cioè è, è il loro compito costruire quella barriera. Quando questo non avviene, quando la, la, la destra estrema conquista i moderati, quando i Salvini diventano il centrodestra italiano, e quando questo avviene, cioè questa, con questa cattura del, del centro moderato, del, della destra moderata, eh, viene realizzata dalla destra radicale, eh, le democrazie entrano nei guai e abbiamo tante esperienze dietro, a cominciare da quella di Weimar. Infine, chiudo: i democratici. E I democratici non possono fare molto. Quindi, io se potessi dire, facciamoci, mettiamo i piedi freddi, come usa dire Obama. Eh, riduciamo le aspettative, eh, quello che c'è di buono sul versante dei democratici, lo dico a coloro che fanno le campagne sulle poltrone, è che finalmente c'è un gruppo di gente che ha competenze, che ha avuto esperienza di governo, eh, che le poltrone servono per governare. Il problema non è la poltrona in sé, il problema è di avere qualcuno che sa usare quella posizione per migliorare le condizioni di un paese, per promuovere una politica pubblica, per creare eh, opportunità per chi non ce l'ha e così via. Quindi la. I democratici hanno portato in campo una squadra che mi pare di capire è una squadra eh, di grande rilievo, a cominciare dal segretario eh, allo State Department, eh, alla eh, responsabile del National Council, eh, della Security National Council che è stata approvata proprio ieri. Eh, contemporaneamente però ci vuole anche dentro quella squadra qualcuno che faccia un lavoro abbastanza, eh, come si dice, eh, tosto, perché bisogna ricostruire. Ed è questo quello che deve fare Biden nel suo discorso del 1931. Ma bisogna anche decostruire. E questo è se c'è questo lavoro di squadra, diciamo così. e, e decostruirlo devono fare fondamentalmente Pelosi ehm, e Schumer, cioè devono portare avanti l'impeachment, devono fare in modo che l'impeachment sia l'occasione per i repubblicani di liberarsi di un ostacolo a quella operazione che dicevo prima. E, e contemporaneamente eh, deve andare avanti l'opera di ricostruzione. Ora, quello che mi è passo di capire dal discorso, arrivo alla conclusione che ha detto Marco, eh, dal discorso di Biden, eh, Biden fa il ricostruttore, ricompone il paese, anche perché fisicamente, psicologicamente, eccetera, è quello Biden. Eh, Dall'altra parte, eh, vedere la grinta di Pelosi e di Schumer... Eh, fa capire proprio mezz'ora fa Schumer ha detto che va avanti con l'impeachment, eh, non accetta le condizioni di Mitch McConnell, quindi presumo che il Senato diventerà, e guardate in particolare il Senato, perché lì si giocherà la partita principale, il Senato sarà la principale arena dove il confronto tra i due partiti andrà avanti. Eh, quindi eh, spero che Biden ce la faccia, però eh, come si dice, it takes tu, tu tango, per ballare il tango bisogna essere in due, se i repubblicani non escono fuori, credo che l'America continuerà per un po' di tempo ad essere un paese ancora più diviso, grazie grazie professor Fabbrini ovviamente ehm, evito la facile somiglianza del Senato che diventa la principale arena anche con le cronache di, di, di settimana di casa nostra Almeno, almeno in questo ci possiamo dire che, che ci sia un possibile parallelismo e invece passando la parola a Mattia Diretti, eh, Università La Sapienza, eh, gli chiedo di approfondire quello che, che ha già detto il professor Fabrini su questa polarizzazione e su questa polarizzazione che avviene soprattutto nello schieramento diciamo di destra perché poi dobbiamo utilizzare queste categorie con grande prudenza quando parliamo di democrazia americana e il professor Fabbrini ci ha detto come c'è una lunga storia alle spalle che parte dal 1994 da quelle elezioni di medio termine in cui i repubblicani si radicalizzarono in quel momento sulla presidenza Clinton sono passate per il Tea Party e arrivano all'elezione di Trump e poi ai movimenti, eh, possiamo dire, estremisti degli ultimi, degli ultimi giorni. Movimenti che però non sono affatto minoranze isolate, se, eh, ho citato dei sondaggi. Quello che ha citato il professor Fabrini è ancora più inquietante: tre elettori su quattro pensano che Trump um, sia stato cacciato illegalmente, che Biden sia un presidente illegale, quindi viene meno la regola 1 della, della democrazia, che chi ha più voti è legittimamente il presidente eletto. E allora qui eh, mh, ne approfitto per dire, senza voler fare uno spot, che dedicheremo il numero dell'espressione di Nicola Domenica a questo tema anche ripercorrendo il lato più buio quello delle violenze una categoria che Biden ha usato peraltro nel suo discorso inaugurale eh, ci sono stati 893 attentati dal 1994 a oggi e più della metà sono a sfondo razziale a sfondo suprematista e e insomma, esprimono una radicalizzazione anche politica, quindi non soltanto sociale, non soltanto legata a un tema antico come il possesso delle armi, alla paranoia dei, dei, dei vari attentatori, ma qualcosa che ci può inquietare perché assomiglia davvero a una forma di terrorismo interno. Quindi eh, il punto è quanto peserà tutto questo. Sul, sul, su, Sull'immediato futuro della democrazia americana e anche sulla dislocazione delle forze in campo, cioè, se è possibile che la spaccatura dentro il Partito Repubblicano arrivi a creare un terzo soggetto eh, che porta questa battaglia, diciamola così, per l'egemonia che abbiamo visto anche dentro alcuni partiti europei, ad esempio dentro il Partito Conservatore Inglese, anche su un piano elettorale e non soltanto su un piano politico, cioè chi ha eh, la maggioranza dentro il Partito Repubblicano. Grazie Mattia. Grazie a te Marco, grazie a tutti, grazie per l'invito. Ehm, io sono sostanzialmente d'accordo con, con l'impostazione che ha dato il professor Fabrini, questa vicenda va vista su un periodo lungo. Va vista su un periodo lungo e ci sono storici, politologi che la vedono su un, su un tempo lungo. Per esempio, Michael Casin mette proprio negli anni 60 questa divisione, no? quando le, la base elettorale del Partito Democratico cambia, comincia a essere più plurale, più femminile, più giovanile, più legata alle minoranze. E eh, di fatto si descrive spesso proprio una dimensione di guerra civile fredda, c'è un, un operativo dei. Un operativo dei democratici che si chiama Sidney Blumenthal, un vecchio clintoniano, che usava proprio questa definizione di guerra civile fredda: e le guerre civili, per quanto fredde, non si spengono in fretta, rimangono, anzi, sono forse quelle che durano di più perché rimangono sotto la cenere eh, a covare, e noi continuiamo ad avere una divisione che viene da lontano e che ci porteremo eh, appresso per un bel po'. Um, io oggi, forse questa è anche la giornata adatta, visto che si celebrano 120 anni della nascita, però userei un concetto di un, um, di un, uh, di un italiano per uh, descrivere quello che è stato il Partito Repubblicano di Trump, che a me non, non me, ne vengono, me ne vengono in mente altre, che proprio quello del sovversivismo delle classi dirigenti. Io questo trovo in, uh, in Trump, cioè, trovo proprio un, una dimensione sovversiva dall'alto una dimensione sovversiva dall'alto che ehm, in qualche modo mi pare sia sfuggita di mano a quell'establishment repubblicano che citava prima il professor Fabrini, eh, Daniel Gingrich in poi, che hanno cercato, hanno prima avviato una polarizzazione per i motivi che ha descritto il professore, cioè c'era una convenienza elettorale nel polarizzare e nel compattare quel tipo di elettorato. Vale C'è cioè una dimensione anche come dire, elettorale e istituzionale determinante che ha fatto sì che convenisse eh, costruire quel tipo di polarizzazione, perché poi ci sono tutta una serie di strumenti, di cui spesso parliamo poco in Italia, a livello locale, statale, legislativo, di gerrymandering, strumenti che permettono di eh, conquistare eh, un collegio elettorale e mantenere una posizione di rendita a lungo, e in questo caso, un po' incidente della storia, se vogliamo, eh, ai repubblicani eh, è convenuto eh, radicalizzare e allearsi anche ciclicamente con gruppi diversi che gli permettevano di eh, alimentare e mobilitare questi territori sempre più omogenei. No? Eh, ci sono state alleanze diverse. In fondo Nixon cominciò negli anni 60 e 70 con il sentimento del law and order, cioè la prima grande paura verso gli afroamericani che... Eh, protestavano, si rivoltavano eh, nuova, i nuovi diritti. Eh, poi, dopo, però, sono arrivate le alleanze con eh, la, la moral majority, cioè una, insomma, un certo tipo di espressione politica evangelica che non era scontato se organizzasse in quel modo e si alleasse con i repubblicani. Eh, poi, dopo è arrivato il T-Party. E alla fine sostanzialmente siamo sfociati in una sorta di eh, suprematismo bianco eh, a due velocità. Cioè ce n'è uno che si può esprimere in modo politico, ehm, plateale eh, nelle piazze ed è quello anche di gruppi organizzati che gli americani, secondo me in questa maniera, gli americani sono stati abituati nel tempo ad avere piccoli gruppi violenti, ad avere atti di terrorismo, ad avere anche quel tipo di pazzi che vediamo nei film, eh? però non hanno mai visto come il 6 gennaio forse una, una violenza di strada organizzata in modalità hooligan all'europea. Eh, con gruppi come i Proud Boy, i Boogaloo, che sono anche interessanti da vedere per chi studia i simboli, perché mettono insieme vecchie storie, cioè la, una tradizione storica della destra estrema americana con eh, elementi pop, eh, insomma c'è cioè questo eh, suprematismo di questi gruppi che è esplicito, eh, che sono i più radicali, i più estremisti, che per la prima volta hanno avuto una vera e propria sponda politica nel presidente, che è una cosa, insomma... Enorme, e poi c'è un suprematismo, come dire, non detto, eh, che alligna nella società americana, che in qualche modo eh, non ha sopportato il fatto che ci fosse un presidente afroamericano per quattro anni. Se leggiamo l'autobiografia la di Obama, è interessante che lui a un certo punto discute con un suo collaboratore e sembra ragionare sul fatto che in fondo lui non sia arrivato troppo presto. Quasi si, si autointerroga eh, sul fatto che la sua figura fosse America non fosse pronta eh, a quel tipo di passaggio, e per un pezzo di America probabilmente ha ragione. È vero che quando noi ragioniamo su questa base sociale ehm, del eh, trampismo dobbiamo prendere in considerazione mille cose diverse. È vero che c'è, si usa molto questa retorica dei, dei deboli dimenticati della globalizzazione, è vero che spesso in questi territori abbiamo a che fare con territori che sono fuori da alcuni circuiti adesso di eh, produzione di ricchezza, di, ehm, insomma, dai circuiti più dinamici dell'economia americana, ma c'è anche da una certa parte proprio la paura di perdita di status, eh, sia simbolico, materiale. Eh, c'è l'idea poi che i democratici portino troppa protezione sociale e troppo welfare, con l'idea che la protezione sociale e il welfare poi in realtà chi favorisce? Favorisce le minoranze. Quindi eh, è evidente che questo elemento, ehm, mentre Tiparti era soprattutto un movimento eh, che, che eh, si mobilitava su questioni di natura economica, questo elemento della contrapposizione razziale fra la Nuova America e la Vecchia America è letteralmente esploso in questi quattro anni ed è stato sfruttato dall'alto come elemento di compattamento e mobilitazione attorno al presidente. Eh, la, la dimension... Trump, in questo senso, è veramente un caso molto raro. Io mi sbaglierò, ma non mi viene in mente, forse in alcuni governatorati locali. Ma l'idea di costruirsi come dire, la propria, il proprio partito in quel modo, quasi come eh, un gruppo di fedeli, una milizia, forse può averlo fatto Wallace, non lo so, non conosco a sufficienza la vicenda insomma, di allora, ma può essere stata una cosa locale. Ma un presidente che fa questo è stata una, una novità per certi versi assoluta. Eh, basata sul fatto che c'è un pezzo di America che ha paura di quello che sta arrivando. Eh, ci sono delle cose che vanno male. In alcune analisi dei giornali ehm, che hanno analizzato la piazza del 6 gennaio, si osserva per esempio fortissima l'insofferenza dei piccoli commercianti, cioè tanti commercianti che stanno subendo eh, lo scacco delle politiche eh, della pandemia, come succede qui. Eh, e che se gli dici che c'è un complotto, che è colpa di qualcuno, probabilmente ci credono. No? Eh, quindi c'è questo meccanismo appunto di, ehm, di attivazione, però la cosa che sappiamo è che entro vent'anni eh, gli Stati Uniti saranno un paese minority majority, cioè dove eh, i bianchi saranno semplicemente la minoranza più grande, non saranno più la maggioranza. Secondo me si sente fortissima questa tensione della paura di perdita di uno status, di una gerarchia sociale. Mi ricordo che una delle mille foto che ci sono passate davanti in queste settimane e mesi era di due signori sulla settantina a una manifestazione di Trump che srotolavano uno striscione con scritto «Rivoglio l'America della mia infanzia», che era un'America tranqu sicuramente tranquilla, del boom economico, felice, dove gli afroamericani erano simpatici e stavano a posto loro. no? Questo è un po' è il... E eh, la Georgia, in questo per esempio, è stato un piccolo laboratorio dell'America del futuro, è eh, eh, lo stato, uno stato perfettamente diviso in due. Ehm, rispetto eh, al eh, rapporto tra eh, Trump, sta minacciando la creazione di un Patriot Party, no? ehm, io non capisco mai, ve lo dico sinceramente: Trump, quando fa questi tipi di proclami, se sta contrattando. Se è in preda a un delirio narcisistico, se c'è una strategia politica molto chiara, se c'è un po' di tutte e tre. Ehm, è chiaro che questa cosa io vedo i repubblicani, eh, Mitch McConnell, che citava prima il professore, forse è la cosa più simile anche se è americano, è la cosa più simile ad Andreotti che mi viene in mente nel sistema diciamo tra i parlamentari americani. È uno che fa paura quando parli, tutti cercano di interpretarlo però sono indeboliti in questo momento, hanno questa minaccia da gestire. Io penso che per il cinismo e l'abitudine che hanno i repubblicani, i repubblicani dopo aver subito Trump l'hanno cavalcato, adesso l'hanno scaricato tardissimo. Se veramente vuole fare un, uh, un terzo partito, io penso che cercheranno prima di farlo finire in galera. Non so, la tensione da osservare diciamo. è molto interessante. È una cosa difficile da prevedere in quanta parte resterà un certo tipo di retorica all'interno dell'attuale partito repubblicano, quanto invece ci sarà una spinta da figure più libere alla Nikki Haley, che è la governatrice del, eh, della South Carolina, che è una donna che può presentarsi in modo diverso. Comunque per il partito repubblicano ci sono tante cartucce eh, eh, nel fucile, eh, oddio, non so se è la metafora più adatta adesso da utilizzare, ci sono tanti colpi a disposizione, eh, è vero che c'è un grande controllo nelle, eh, nel livello locale molto importante che dimostra anche una debolezza dei democratici che questi anni hanno trascurato un certo tipo di intervento di organizzazione eh, però è il momento in cui forse i democratici devono avanzare e qui chiudo um, con uh, una questione che riguarda proprio i democratici è vero che Biden insiste eh, molto sul tema dell'unità, il discorso è, è stato evidente. Però Biden deve anche portare. Biden, alla fine, è un politico che, deve, che sa, che fra due anni le elezioni, tra quattro c'è un altro giro di elezioni, e deve portare a, a casa qualcosa per il suo elettorato. Eh, quei 17 ordini, eh, 17 decreti presidenziali, executive orders che ha firmato, sono molto legati alla sua base elettorale. La proposta di legge che riguarda l'immigrazione è una proposta radicale. Eh, mi pare di capire che se la legge andasse a buon fine si tratterebbe di naturalizzare 11 milioni di persone. No? Eh, si parla di ehm, l'aumento del salario minimo, eh, il blocco degli sfratti, sono tutte cose che parlano alla base, alla base democratica. Eh, mi sembra che in questo momento Biden sa che quell'elettorato va consolidato e il, il Partito Democratico ha il difetto dal punto di vista della tenuta elettorale di essere una grande tenda, quindi sempre da mobilitare, sempre da tenere unito, sempre, insomma, è un... una macchina complessa, cioè, non mi ricordo più chi è che faceva questa battuta, eh, non, non appartenga a nessun partito eh, organizzato, sono democratico. No? Il, eh, insomma, è un eh, partito così e in questo momento ha bisogno però di andare, di ottenere successi, di riuscire a fare e quindi servono le competenze, ma anche di accontentare una base elettorale che chiede tante cose, non è un passaggio, eh, un passaggio scontato. Tutte quelle persone che simboleggiano una, una minoranza, una storia che abbiamo visto al, eh, al, all'inaugurazione, all eh, poi in realtà dietro ci sono le storie di milioni di persone che vogliono eh, avere più protezione sociale, più diritti, più opportunità, eh, insomma che chiedono uno spazio. Ehm, all'interno della società. Eh, L'ultima cosa, eh, ovviamente, sarebbe tutto più facile se negli Stati Uniti ci fosse un altro sistema elettorale perché i repubblicani non hanno mai ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni presidenziali dal 1992 ad oggi, tranne che nel 2004. Eh, diciamo, i meccanismi elettorali continuano a favorire i repubblicani, ma questa è una cosa eh, sostanzialmente modificabile. <ride> servirebbe un tale consenso per una insomma, se è in Costituzione servirebbe un, un emendamento che non si raggiungerà mai perché non c'è, insomma, questo elemento distorsivo eh, tale è e tale resterà eh, nonostante i democratici siano da tempo poi in realtà eh, maggioranza. Grazie Mattia. Adesso mh, anche con questa analisi del anche dell'altro polo, cioè il Partito Democratico Grande Tenda, è un elettorato da consolidare e da mobilitare continuamente. E adesso do la parola a Andrea Molle che si trova a Los Angeles, Chapman University, e che ci può raccontare anche in questa nostra conversazione qualcosa, qualche sensazione in presa diretta, oltre che la sua analisi. Grazie di avermi invitato prima di tutto e buongiorno, buonasera a tutti. Uh, io uh, non posso che sottolineare e forse magari colorare un po' con qualche impressione dal, dal territorio quella che è stata l'analisi presentata dai due colleghi che mi hanno preceduto, cioè quella di un paese che è sostanzialmente, come è sempre stato, diviso. Uh, direi non solo diviso tra due partiti, ma diviso tra, tra differenti realtà, perché poi per chi vive qui... Uh, da tempo, io sono negli Stati Uniti da più di dieci anni, uh, sa benissimo che gli Stati Uniti non sono solo democratici e repubblicani, ma sono democratici del Texas contro repubblicani della California, uh, le coste contro gli, gli stati rurali, i piccoli stati contro i grandi stati, le, le belt, il sistema delle belt, quindi la produzione contro uh, lo spettacolo, uh, la parte più religiosa del, del paese che si trova a sud contro quella a nord, eccetera, eccetera. La lista potrebbe continuare in quello che non è un paese, ma è un universo di paesi, eh, come è stato descritto anche da molti, da molti intellettuali, da molti osservatori migliori di me. Uh, la questione del, uh, della sensazione che si è avuta durante l'insediamento del, del 20 gennaio, ho seguito in diretta un po' tutto il percorso, ovviamente a partire dalle elezioni nel quale sono stato in qualche modo coinvolto, fino poi a tutta la diatriba relativa al furto elettorale, alle, um, alla presentazione di casi più o meno legittimi alle varie corti supreme degli Stati e poi alla Corte Suprema Federale, alla Corte Suprema degli Stati Uniti um, tutto questo periodo che poi si è concluso tra virgolette eh, il, il 20 gennaio, in questa che è stata definita come una sorta di liturgia eh, dal professor Fabrini. Eh, la, la liturgia che però mancava tutti i pezzi precedenti, cioè noi abbiamo visto un, uh, un grande. Diciamo, un, un grande fenomeno di riconciliazione, un grande momento di riconciliazione, perlomeno nelle parole di Biden, um, che poteva sembrare così, poteva sembrare tale uh, all'osservatore esterno, che però di fatto nascondeva una, la stessa polarizzazione uh, de, degli anni precedenti, dei mesi precedenti. Perché uh, ricordiamo che nella liturgia di riconciliazione di queste mille Americhe non fa parte solo uh, la, il giuramento del presidente, ma fa parte anche tutto il periodo di transizione nel quale. Si sancisce questo passaggio democratico di consegne da un presidente a un altro, da un partito a un altro. Tutto ciò non è avvenuto perché fino al momento precedente uh, la, il giuramento di Biden, uh, Donald Trump, dalla base di St. Andrews in Procinto di eh, imbarcarsi eh, sull'aereo, sull'Air Force One chiesto in prestito al futuro presidente Biden. Trump ha ribadito che sostanzialmente lui di fatto non accetta questa sconfitta, che la sua base non deve accettare questa sconfitta. Prima di volare un pochettino in Florida, um, la, uh, la, stessa di, la stessa manifestazione di insediamento di uh, Washington DC era circondata da un cordone di, di polizia e militare con un dispiegamento che non che era superiore. Al dispiegamento di forze militari americane in Iraq, tanto per, farvi, tanto per farvi il paragone, e che era solo una parte del dispiegamento di forze che si è avuto all'interno di tutti gli Stati Uniti, perché poi dal 17 al 20 la minaccia era quella di un ripetersi degli eventi del 6 gennaio, quindi non solo al Campidoglio, a Capitol Hill, ma anche a, Santa, a Sacramento, in California, a New York, in tutte le capitali statali, vi era un dispiegamento simile, se non maggiore, di forze di polizia e della Guardia Nazionale a tutela appunto, del, eh, dei simboli della democrazia americana, con l'aggiunta del fatto che le stesse forze di sicurezza erano guardate con sospetto, meglio, si guardavano con sospetto fra di loro. Uh, perché forse è una cosa che non so se se ne è parlato in Italia, ma precedentemente al, uh, al dispiegamento della Guardia Nazionale a Washington DC e in altri posti, l'FBI ha un procedimento di emergenza, ha rivisto tutte le autorizzazioni, tutte le security clearance, i background check dei militari americani impegnati per escludere che vi fossero elementi al loro interno legati a quell'estremismo eh, di cui parlava Mattia Diletti precedentemente, quell'estremismo legato a tutta questa miriade di gruppi gruppuscoli suprematisti bianchi, che tra l'altro sono le cose che io studio, quindi io sono uno di quelli che va a vedere tutti questi simboli, ehm, che hanno formato dal 2016, ma anche prima del 2016, quella che poi è diventata la base elettorale di Donald Trump, ed è comunque ancora la base elettorale di Donald Trump o di chi the devil you don't know di chi prenderà il posto di Donald Trump, perché quella minoranza o maggioranza o chiamiamola come vogliamo è ancora lì. E in questo momento, confusa, ferita, sta decidendo cosa fare. Uh, io, seguendo tanti di questi gruppi, uh, Seguo tutte queste discussioni che parlano di... Donald Trump come trage, Donald Trump come il vero vincitore che però è tenuto nascosto dai servizi segreti e addirittura c'è chi dice che Biden di fatto è l'erede di Donald Trump che sta semplicemente ingannando la, eh, i democratici qua negli Stati Uniti quindi tutto questo fa parte appunto per tornare alla, alla domanda qual è la, uh, il clima qua negli Stati Uniti? Il clima è teso esattamente come era teso prima con una punta di speranza ovviamente dovuta al fatto che Trump se n'è andato, eh, non tanto che Biden è, è subentrato alla Casa Bianca, ma che qualcuno che non è Trump ha vinto, uh, ha vinto le elezioni con una punta di speranza, ma che non nasconde comunque un disagio di fondo e una polarizzazione che più che polarizzazione io chiamerei vera e propria frammentazione della società americana. Perché polarizzazione non rende tanto l'idea quando si interpreta con due poli distinti. Qua abbiamo una miriade di, um, di poli e di gruppi che, um, che agiscono. E che appunto uh, contribuiranno a quella che prima diceva Mattia di Letti parlava come una, uh, una, guerra, uh, una guerra civile fredda. Ecco, la guerra civile fredda uh, c'è ancora uh, in qualche. Uh, istanza è diventata tiepida, uh, il punto è da sperare che non diventi, non si scaldi sempre, sempre di più uh, nel, uh, nel tempo. Aggiungo un'ultima cosa relativamente alla, alla reazione americana: è stato citato prima che gli americani dal, dal 1992-94 hanno avuto circa 900 uh, più o meno uh, descrivivi, 220 più o meno descrivivi come attentati da parte di elementi di quello che verrebbe giudicato come un terrorismo interno. Ecco, la percezione della minaccia terroristica interna non è ancora un dato assodato nelle forze di, um, di, diciamo, di intelligence o nelle forze dell'ordine americane. Io ricordo solo, ad esempio, che successivamente al 6 gennaio, uh, il capo della polizia di Capitol City, che è questo organo di polizia che si occupa della protezione del Campidoglio eh, di circa 2000 persone con un budget di eh, pari 450 milioni di dollari, una cosa molto molto rilevante. Eh, lui ha dichiarato alla domanda diretta: ma voi avevate dei piani di contingenza per respingere eh, eventi di questo genere. Lui ha detto che i loro piani di contingenza sono disegnati attorno al eh, verificarsi di eventi di protesta protetti dal primo emendamento. Quindi la percezione ancora oggi nelle forze di polizia di quello che americane di quello che è avvenuto il 6 gennaio è tipicamente quella di una protesta coperta dal diritto a free speech del primo emendamento. Non è stata ancora del tutto digerita e interpretata come quello che è stato, quindi un atto di uh, diciamo di insubordinazione, un atto quasi direi un atto terroristico, non propriamente, ma quasi un assalto al Campidoglio. Eh, notate anche la differenza che c'è stata sia prima che dopo rispetto alle manifestazioni del movimento Antifa, del movimento Black Lives Matter, che invece è considerato come un movimento pericoloso e destabilizzante per la società. Quello che è successo il 6 gennaio non è ancora del tutto considerato tale come... In precedenza la minaccia terroristica interna è sempre stata riscritta in qualche modo come l'atto di un pazzo, l'atto di un singolo, l'atto di un gruppo cospiratorio. Non c'è ancora qua negli Stati Uniti una percezione di quello che è questo fenomeno, eh, e in parte dipende anche forse da mh, problemi dovuti a quest'idea della milizia come in qualche modo un agente politico all'interno all del sistema americano. Ehm, le, le cause sono tante, adesso non voglio dilungarmi perché so che poi la conversazione deve, deve continuare. Ma ecco, volevo, volevo come dire, sottolineare questo, uh, questo aspetto perché credo che sia fondamentale per comprendere il clima, non solo presente, ma anche futuro negli Stati Uniti. E qua concludo. Grazie, Andrea, assolutamente. Quest'ultima notazione è fondamentale perché. E se non si può parlare esplicitamente di connivenze di alcuni gruppi con alcuni settori, bisogna sempre essere molto eh, precisi e prudenti quando si fanno queste analisi. Tuttavia, certamente la percezione del pericolo della minaccia interna è, è veramente molto basso, e questo spiega anche alcune chiamiamo le inefficienze dei sistemi di sicurezza del, del 6 gennaio, e, e incredibilmente inefficienti. E così come, e qui, qui aprendo in un certo senso il secondo capitolo della nostra conversazione, salutando tutti quelli che si fossero messi adesso ad ascoltarci, a vederci, eh, il professor Fabrini ha cominciato il suo intervento dicendo... Le elezioni hanno segnato la sconfitta di Trump, ma non la vittoria dei democratici. Mattia Diretti ha parlato di eh, vittoria da consolidare, di, di elettorato da consolidare e Andrea Molle adesso ci diceva più che polarizzazione e frammentazione, quindi per citare il titolo di un libro del professor Fabrini, ma mi sembra che abbia utilizzato anche questo verbo nel suo intervento addomesticare, addomesticare il principe. Qui si tratta di addomesticare l'elettorato, non nel senso che l'elettorato sia un animale selvatico e non ci sono delle élite che devono addomesticare l'elettorato, ma nel senso che un elettorato è una società americana che va riportata a un terreno comune, ecco, questo direi di sì, a un terreno comune di fiducia, di, di, di reciproco rispetto, di reciproco dialogo. Tutte categorie che sono degli a priori e che sono abbastanza saltate in quest'ultimo periodo. Eh, la seconda parte della nostra conversazione invece è dedicata alle conseguenze dell'uscita di scena di Trump, ma direi a questo punto anche con grande attenzione rispetto a quelli che saranno i primi passi eh, di Biden su alcuni scacchieri fondamentali. Il primo è quello medio orientale. La presidenza Trump si è conclusa con la stipulazione dei cosiddetti accordi di Abramo tra Israele, Emirati Arabi, Bahrain, Sudan e Marocco e con la visita di Netanyahu in Arabia Saudita. Al tempo stesso era stata segnata da un'ostilità totale nei confronti dell'Iran, che invece era stato uno dei capisaldi della politica estera di Obama. Eh, il generale Vincenzo Camporini, che lo ricordo è stato un capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e poi capo di Stato Maggiore della Difesa e che è responsabile per azione dell'area sicurezza-difesa, eh, ci eh, informa e ci aiuta a capire cosa succederà eh, in questo passaggio di poteri tra repubblicani e democratici sull'area mediorientale che per noi, ovviamente, per noi europei e per noi italiani in particolare è fondamentale e decisiva. Grazie. Buonasera a tutti, una eh, piccolissima premessa, eh, non facciamoci troppo illusioni sulla politica estera americana con eh, Joe Biden, perché Joe Biden sarà, come abbiamo sentito, estremamente impegnato sul fronte interno e la politica estera americana risponde a logiche eh, che sono comunque quelle dell'interesse nazionale, eh, che può essere strillato, urlato eh, nella maniera più scomposta da Trump, oppure può essere quello eh, più soft di a, altre presidenze, come anche quella di Obama. Obama rimproverava agli europei le stesse cose che eh, Trump ha rimproverato, eh, lo faceva con più garbo, eh, ma questo rimprovero continua a esserci e quindi eh, vuol di, questo vuol dire che... Gli europei in particolare dovranno assumersi le loro responsabilità e dovranno cercare di far fronte a quelle che sono le esigenze. Il Medio Oriente è uno degli scacchieri eh, più importanti per noi, eh, forse il più importante, il Mediterraneo e il, il, il Medio Oriente, indubbiamente per noi italiani, eh, e eh, i risultati eh, dell'azione di, eh, di Trump eh, sono stati eh, sicuramente molto chiari perché hanno, sigillato, eh, hanno suggellato scusate, eh, una, eh, una chiara posizione statunitense nei confronti delle petromonarchie del Golfo che sono state indotte, convinte, a stringere con Israele questi eh, patti di Abramo che in qualche modo stabilizzano tutta la situazione medio eh, certamente a scapito di qualcuno, il popolo palestinese, di cui ovviamente nessuno si occupa in primis i, i loro fratelli arabi. Eh, il, questa, questa decisione, questa serie di decisioni, non fa altro che polarizzare ulteriormente eh, il quadro medio orientale perché vede eh, un Iran che eh, viene comunque spinto al di fuori di qualsiasi tipo di accordo. Eh, qui bisognerà vedere se eh, la presidenza americana dove eh, D'accordo, Biden avrà i suoi problemi interni. Ma la squadra intorno a Biden è fatta da personaggi di, un certo, di, di grande spessore e quindi sicuramente avranno qualcosa di, di intelligente da fare e da dire. Eh, il problema è, eh, riguarda chiaramente la questione nucleare con il JPCOA, che eh, qualcuno vorrebbe eh, riportare in piena, in piena auge. Uh, non sarà facile, non sarà facile uh, anche perché, uh, pur in presenza di una volontà uh, di Washington di uh, riannodare il discorso, uh, è chiaro che uh, quello che è accaduto tra uh, le petromonarchie e Israele uh, ha in qualche modo messo nell'angolo l'Iran, che sarà molto meno disponibile a uh, uh, riannodare quei legami di cui, di cui parlavo prima. Quindi dobbiamo attenderci comunque una situazione di polarizzazione, eh, polarizzazione che poi sul terreno avrà le conseguenze che avrà eh, sulle popolazioni coinvolte. Già abbiamo visto quello che è successo eh, a Baghdad eh, in queste ore. Eh, è chiaro che Iraq e Siria saranno eh, due paesi, due popoli che continueranno a pagare un prezzo altissimo. E qui eh, io dico eh, se l'Europa non si decide a elaborare una dottrina politica comune e a impegnare le proprie energie diplomatiche, economiche, finanziarie e perché no anche militari eh, per cercare di stabilizzare l'area, eh, dovremo rassegnarci a vedere questi popoli martoriati e che non, che non avranno un, un futuro quantomeno alle viste. Eh, il tema è, è un tema scottante anche perché gli Stati Uniti eh, dovranno necessariamente avere un interesse superiore al passato eh, per la questione petrolifera. Eh, come è stato ricordato, abbiamo eh, un, un quadro economico in cui eh, l'estrazione degli idrocarburi dagli scisti bituminosi non è più conveniente e quindi torna una sorta di dipendenza americana dalle sorgenti più economiche, che sono appunto quelle del del gas e del petrolio dell'area e quindi gli Stati Uniti avranno un interesse diretto a un impegno maggiore nell'area ma in questo impegno maggiore loro vorranno sicuramente avere al loro fianco gli europei che non potranno tirarsi indietro e mi fermo qui in modo tale da poter dare spazio a ulteriori discussioni su questi temi Grazie, eccomi qua, grazie, grazie Gianna Camporini. Eh, effettivamente ha colpito anche nel primo messaggio, nel primo discorso, ehm, gli scarsi cenni che il presidente Biden ha fatto al resto del mondo, alla politica estera, è sembrato è molto concentrato sulle questioni interne. E, e di questo vorrei parlare e dare la parola quindi al nostro interlocutore successivo Mario Raffaelli che è stato a lungo sottosegretario agli esteri alla fine degli anni Ottanta all'inizio degli anni Novanta che è presidente dell'AMREF e che per azione è responsabile del settore politica estera prego Mario, buonasera grazie, eh, parto anch'io dall'osservazione iniziale fatta da Camporini e cioè che bisogna stare molto attenti a non essere ottimisti eh, sulla possibilità che la presenza del nuovo presidente abbia immediatamente un impatto radicale, veloce e significativo nel cambio diciamo, dell'azione eh, americana nelle varie aree geopolitiche. Eh, il cambio maggiore di sicuro effetto e concreto è l'uscita di Trump e del suo modo di fare politica estera che, oltre diciamo, ai contenuti devastanti, eh, utilizzava anche una procedura eh, totalmente al di fuori dalle prassi tradizionali e diplomatiche. Se la politica estera fatta attraverso i tweet eh, con tutto ciò che questo comportava. Eh, però, anche se questo è di per sé è appunto un fatto positivo, eh, l'arrivo di Biden non autorizza a pensare a dei cambi di politica immediati per diverse ragioni, una è stata detta la necessità,. Di essere attento più alla politica interna, alle due grandi questioni della pandemia, per un verso, della crisi economica, dall'altro, che evidentemente sono impegnative anche per cercare di sanare quella frattura di cui si è parlato a lungo nella prima parte. E perché c'è una tradizione nella politica estera americana di non cambiare radicalmente con i cambi delle presidenze? Gli Stati Uniti sono come una grandissima portaerei che prima. Di cambiare rotta richiede del tempo, eh, hanno degli apparati di Stato così forti, soprattutto quando sono in gioco situazioni di sicurezza, che ancorché cambi la linea politica, eh, non sempre e non immediatamente hanno degli effetti pratici. Eh, questo è un fatto che io ho vissuto direttamente quando ero inviato speciale del governo italiano per il Corno d'Africa e ho visto che, nonostante il cambio di linguaggio e di analisi tra la presidenza Bush e quella Obama su come affrontare il problema, per esempio, del radicalismo islamico, eh, la differenza, il gap tra le inunciazioni e la prassi eh, era abbastanza ampio. E in più c'è un altro effetto che limiterà l'azione degli Stati Uniti ed è appunto quanto è capitato il 6 gennaio e anche la stessa cerimonia eh, dell'insediamento, nel momento in cui eh, è apparsa per la prima volta non solo una democrazia attaccata, eh, ma una democrazia fragile. C'è stata una caduta di quello che è il soft power, che è una componente importante della politica estera. Eh, per dire una battuta, gli Stati Uniti hanno perso un po' della eccezionalità, non sono più eh, a city upon the hill, come si usava dire, e questo eh, evidentemente comporta anche dei riflessi sulla capacità di agire. Ovviamente dei dati importanti ci sono postati, è vero, nel discorso si è parlato poco di politica estera, ma questo è abbastanza tipico dei discorsi presidenziali americani. C'è stata una frase che giustamente qualche osservatore ha colto, eh, quando eh, ha detto il Presidente eh, noi non, eh, non guideremo con la nostra forza, eh, ma vorremmo influenzare attraverso il nostro esempio. E eh, oltre a questa frase ci sono stati alcuni atti eh, simbolici, ma anche eh, diciamo, di una certa efficacia. La dichiarazione di rientro negli accordi di Parigi eh, non ha degli effetti pratici, perché in parte è superata, ma è un segno di voler rientrare nell'ottica multilaterale. Eh, il rientro nell'OMS ha un effetto pratico ed anche un effetto eh, simbolico, ancora una volta, di eh, rilancio di una dimensione multilaterale. E questo forse è l'aspetto più importante del cambiamento che ci può essere, anche perché andrebbe a sanare quello che è stato l'effetto negativo peggiore della presidenza Trump, e cioè eh, la fine appunto del multilateralismo e una, un grande supporto invece ad un mondo multipolare, e molto più complicato da gestire, con molti più pericoli eh, che potevano essere provocati. E in questo senso ci sono stati anche alcuni atti, uno l'ha già ricordato il professor Fabrini. Concreti, e cioè le nomine, la nomina appunto eh, che è stata ricordata, è il segretario di Stato, che è un personaggio che ha una storia che proviene dalla diplomazia, ancora dal padre, che è un personaggio che ha un background abbastanza filoeuropeo, eh, che è un personaggio appunto che ama il multilateralismo. Ma, nello stesso senso, si può citare la nuova rappresentante alle Nazioni Unite, eh, persona che era stata cacciata da Trump, richiamata e che anche ha questo eh, tipo di background. E eh, minore, ma altrettanto significativa, secondo me, la nomina di Samantha Power eh, alla direzione degli USAID, eh, cioè mettere una personalità a capo di uno strumento che è la cooperazione internazionale, quindi che per definizione è multilaterale e che era stato abbandonato dalla presidenza Trump, sono dei segnali. Tutto questo evidentemente non può portarci all'ottimismo, ma può darci delle indicazioni di lavoro. E brevemente rispondo anche alla cosa specifica, le aree sulle quali mi è stato chiesto di parlare, in particolare il rapporto con la Cina. Ora, è evidente che per l'amministrazione americana non solo la Cina, ma il Pacifico è l'area prioritaria. Lo è storicamente. Ricordiamoci che le tre guerre, al netto della guerra globale al terrorismo, ma le tre guerre combattute dagli americani, comprese la guerra mondiale, sono state sì guerre per difendere la democrazia o per contenere il pericolo comunista, ma tutte avevano qualcosa a che fare con il Pacifico, dalla Prima Guerra Mondiale alla guerra di Corea, alla guerra del Vietnam. E ovviamente oggi questo è enfatizzato dalla competizione con la Cina. Una competizione che, come è noto, si svolge sostanzialmente su due terreni, uno commerciale con i dazi e secondo sempre, diciamo, competizione di potenza che eh, riguarda il controllo. Eh, delle vie marittime che connettono l'Oceano eh, Indiano eh, con l'Oceano Pacifico. E, e, e queste sono eh, delle, delle guerre commerciali che eh, molto spesso eh, confinano con il rischio di diventare guerre reali. È noto il rafforzamento militare da parte della Cina, della Marina cinese e il fatto che eh, ci siano spesso delle frizioni anche per il controllo stesso del Mar Cinese. Succede un po' nel Mar Cinese quello che succede col mare Egeo e con la Turchia, cioè paesi che ritengono di avere diritto di avere un, un, un diritto per la loro eh, potenza, eh, diciamo, eh, geopolitica, di avere molto di più di quanto hanno in, in, questo, in questo momento. Ora, eh, Trump dal 2017, ha portato questa tensione con la Cina alle stelle, e quindi è difficile che Biden possa invertirla se non gradualmente. Ma è anche vero che in questo può essere aiutato di nuovo da questa dimensione più multilaterale. In che senso? E questa guerra commerciale, che era arrivata a far eh, crescere lo spettro di una divisione permanente, della creazione quasi, si parlava di due mondi eh, commerciali, economici completamente separati, in questo caso, sia sì, realmente una nuova guerra fredda, si è dimostrata in realtà più difficile da ottenere anche nonostante gli sforzi di Trump. Perché la forza della globalizzazione, dell'interdipendenza economica è tale che i tentativi di portare a queste due dimensioni completamente separate attraverso processi di delocalizzazione, che pure sono stati fatti, in particolare in India, o di reshoring, di riportare le, le industrie negli Stati Uniti, sono avvenuti ma meno di quanto si pensasse e molto spesso in maniera parziale. Perché, appunto, l'interdipendenza economica è fortissima e non è facile smontare le catene diciamo, di valore e delle forniture. Ora c'è un fatto nuovo che è il recente accordo firmato dall'Unione Europea alla fine di dicembre, il Comprehensive Agreement on Investment, che è stato interpretato, e probabilmente lo era, uno sgarbo a Biden firmare questo accordo prima della sua presidenza, ma potrebbe diventargli utile. Potrebbe diventargli utile nel momento in cui questa riscoperta di una dimensione multilaterale convincesse Europa e Stati Uniti a cercare di giocare il rapporto con la Cina non in maniera isolata, ma in maniera appunto, eh, diciamo, in qualche modo concordata, in qualche modo gestita con un'agenda transatlantica comune e in un foro più multilaterale. Questo eh, sarebbe fondamentale perché è l'unico modo eh, per gestire questo rapporto altrimenti è molto, molto complicato. Ed è possibile mh, con, con intelligenza, con pazienza e farebbe parte anche di un'agenda più ampia, che è quella della competizione che c'è, che non si può nascondere, tra eh, diciamo, le democrazie liberali e tra gli autoritarismi, di cui la Cina e la Russia sono certamente gli alfieri, ma che comprendono, sappiamo bene, anche altri stati che arrivano fino a stati europei. Allora, eh, rilanciare questa agenda diciamo, transatlantica eh, e cercare in questo modo anche di favorire un'evoluzione della politica americana eh, dopo eh, la fine di Trump, significa però eh, anche avere come Europa una capacità proattiva e eh, eh, cercare anche di riattirare l'attenzione dell'amministrazione americana su delle aree dove l'interesse può o è già di fatto comune. Io ne cito una per non farla molto lunga e per non invadere il terreno poi di Isabella De Monte, ma della quale sono abbastanza competente, c'è l'Africa. Eh, in Africa gli americani hanno avuto sempre solo eh, un interesse tipo securitario, la guerra globale al terrorismo, e, e, ed hanno trascurato completamente quello che stava accadendo nel frattempo. L'Africa è terreno di confronto essenziale con la Cina. La Cina attualmente ha un peso preponderante in Africa, rischia di essere attrattiva proprio come esempio di paese autoritario ma che funziona, cosa che agli occhi di molti presidenti africani che accettano i processi democratici con difficoltà diventa molto eh, attrattiva. È fondamentale per la via della seta, non a caso la prima base militare all'estero cinese è stata fatta a Djibouti e eh, ha creato una situazione di dipendenza economica per la tecnica classica dei cinesi, prima regalo, poi crediti agevolati e poi ti indebito e quindi divento proprietario e, e quindi l'Africa oggi è su, certamente in grande potenzialità di sviluppo, ma allo stesso tempo a grande rischio di debito. Ecco, su questo solo una strategia comune Europa-Africa potrebbe, e paragone Europa-Stati Uniti, potrebbe dare una risposta all'altezza delle tematiche africane e sarebbe anche l'unico modo probabilmente per riattirare gli Stati Uniti in aree di interesse prioritario nostro come la Libia in Africa o il Mediterraneo tutto questo evidentemente richiede eh, una capacità appunto che oggi è carente e richiede di essere molto innovativi ultima battuta sulla Russia ecco sulla Russia eh, credo che l'interesse strategico degli Stati Uniti e di Biden sia quello di rallentare il processo di avvicinamento e di alleanza con la Cina per ovvie ragioni. E anche su questo Biden ha fatto un primo atto eh, che dà il segno di come intende muoversi, perché ha riconfermato la volontà di essere molto attenti e molto rigorosi sulla politica estera e i difetti della politica estera russa sui diritti umani. Ma allo stesso tempo ha fatto un atto concreto di grande apertura: ha deciso di prorogare per cinque anni l'unico trattato eh, che stava per scadere, ancora in piedi, eh, eh, sugli su, armamenti nucleari e questo, questa decisione di allungarlo di cinque anni è certamente una cosa vista favorevolmente dagli Stati Uniti e quindi ecco l'atteggiamento di una politica intelligente che da una parte rimane rigorosa ma dall'altra comincia anche a fare delle aperture per cercare di rompere il possibile accerchiamento. Grazie. Grazie Mario Raffaelli e sia, sia Raffaelli che Camporini hanno concluso il loro intervento eh, invocando L'Europa, invocando un rapporto diverso tra eh, Stati Uniti e Europa, e eh, però anche eh, appellandosi a una presenza diversa dell'Europa sullo scacchiere internazionale. Quindi do eh, la parola a Isabella De Monte, che è anche l'ultimo intervento di, questa nostra, eh, di questo nostro incontro, che è stata europarlamentare tra il 2014 e il 2019. Ed è per azione responsabile degli affari europei, eh, chiedendole di intervenire appunto sul ritorno, da un lato, di questi concetti, il multipolarismo, l'interdipendenza, eh, che eh, ripropongono per eh, l'Europa e per l'Italia, il ruolo dell'Italia nell'Europa e nel Mediterraneo. Eh, una responsabilità eh, e una, una maggiore azione, una maggiore attività. Grazie, prego. Grazie, eh, buonasera a tutti voi, anche chi ci segue da Facebook, Cerco, cercherò anche di cogliere qualche sollecitazione. Beh, intanto vorrei partire dall'aspetto dall temporale del dibattito di questi giorni, perché questa settimana c'è stata la plenaria. Eh, e un punto importante mercoledì, proprio in coincidenza con il giuramento di Biden, è stato sull'insediamento del nuovo presidente, sulla politica, quindi eh, il cambiamento della politica e delle relazioni con, con gli Stati Uniti. E si sono dati dei messaggi anche molto schietti e molto forti. Chi non segue abitualmente le plenarie, quindi le sedute d'aula, deve sapere che il dibattito, oltre a essere molto asciutto, è anche molto diretto, non offensivo, e in questo dibattito, che è iniziato come sempre con l'intervento del Presidente eh, del Consiglio europeo, sono stati dati dei messaggi molto chiari, anche forse togliersi un po' qualche sassolino dalla scarpa. Quindi in questo primo intervento addirittura il Presidente del Consiglio europeo ha detto che c'è stato un goffo tentativo eh, di, di Trump di non lasciare la presidenza, Dall'altro lato è chiaro, tutti sono partiti dai fatti di Capitol Hill, quindi questa ferita profonda della democrazia. Ma si è anche colta l'opportunità per dire che c'è davvero una stagione nuova. Quindi si è parlato di un amico alla Casa Bianca, eh, si è parlato di una nuova alba, si è parlato di un ringiovanimento dell'alleanza transatlantica, e quindi anche di un patto fondativo nuovo. Quindi in sostanza si dice che c'è già un'agenda pronta con cinque priorità che vedrà protagoniste queste due realtà. Dobbiamo sempre dire questo, che l'Unione Europea è pur sempre in una posizione un po' debole, ovviamente, perché non è uno Stato federale, cioè è ancora un sistema fortemente inter intergovernativo, dove gli Stati eh, hanno la prevalenza, perché comunque siedono al Consiglio Europeo, nominano i commissari, sono colegislatore nel Consiglio dell'Unione Europea, quindi è chiaro che non c'è la stessa forza di azione che invece agli Stati Uniti ed è questo il motivo per cui spesso quando ci sono delle posizioni internazionali da adottare c'è sempre anche uno stacco temporale rispetto a queste prese di posizioni. Comunque è la, questo è il buongiorno che si vuole dare agli Stati Uniti, quindi certamente una stagione nuova in cui si vuole parlare di ambiente Immaginiamoci un'Unione Europea che parla di Green Deal e ha a che fare con qualcuno come Trump che invece non sottoscrive gli accordi di Parigi. Ma ci sono stati anche parecchi problemi di relazioni, come le sappiamo, nel multilateralismo, ma anche direi nei rapporti commerciali. Credo che ricorderemo tutti l'interruzione dei negoziati del TTIP quindi di questo um, trattato transatlantico che avrebbe visto uno sviluppo dei mercati tra l'Unione Europea e eh, gli Stati Uniti. Quindi a livello di dibattito parlamentare e negli interventi del Consiglio Europeo e della Commissione Europea non, non è stato citato direttamente, almeno dai rappresentanti di Commissione e Consiglio, però è chiaro che si vede la prospettiva comunque anche di un rilancio. Dei trattati, come ben diceva Mario Raffaelli, questi eh, trattati sono degli strumenti, no? Cioè, sono degli strumenti anche di pressione eh, geopolitica in alcuni casi, in altri casi, come l'Africa, ma anche nel caso della Cina, sono strumenti anche di pressione rispetto ris al, uh, ai diritti umani, ai diritti civili. Eh, e questo è stato l'obiettivo del raccordo con la Cina eh, oltre al fatto chiaramente di aprire gli investimenti eh, europei rispetto a questa realtà che è decisamente eh, diciamo così chiusa no? è molto protezionista e eh, dall'altro eh, però secondo me questi interventi sono stati anche, parlo dalla visione europea interventi volti anche a dare un messaggio interno perché è chiaro che non c'è l'ingenuità di dire che torneremo al passato. Si sa bene che, come hanno detto benissimo i relatori precedenti, eh, gli Stati Uniti devono guardare internamente, quindi anche rispetto per esempio agli investimenti in, nel campo della difesa. Non possiamo più pretendere che gli Stati Uniti siano, passatemi il termine, ma un po' il poliziotto del mondo, presente ovunque. Quindi già eh, l'Unione Europea nella precedente legislatura si è attivata in maniera concreta, anche se non sufficiente con un action plan sulla difesa, quindi ci sono degli investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture e via di seguito. Poi c'è eh, anche il rapporto, come avete ben detto, con la Cina. Allora, la Cina è presente economicamente, ma lo è anche con le infrastrutture, quindi con la via della seta, ed è anche qui uno strumento, oltre che di investimenti. Un pochettino diciamo di ricatto, perché quando interviene lungo le, le assi, lungo i corridoi europei, lo fa con gli investimenti diretti ora con delle situazioni di credito, quindi legando comunque delle realtà eh, a sé. Ma lo fa appunto come strumento di influenza. Non c'è solo la via della seta che oggi conosciamo, ma c'è anche l'intento, ad esempio, di arrivare attraverso l'Artico. Quindi la Cina cerca sempre delle soluzioni di eh, presenza, lo ha fatto, ad esempio, un po' in maniera certo poco credibile, ma con il percorso del Nicaragua rispetto al canale di Panama. Ma eh, anche qui. Comunque penetra con la sua influenza con gli investimenti nei porti e quindi è come dire anche l'Unione Europea non potrà abdicare né appunto agli investimenti sulla difesa né al tema della politica estera che non potrà essere esternalizzata ma dovrà essere gestita eh, internamente. Quindi, Consapevole di ciò, eh, l'Unione Europea ha certamente un altro tipo di approccio rispetto agli ultimi anni, anche perché, apro una piccola parentesi, ma gli sgambetti sono stati tanti. Pensiamo ad esempio al tema Boeing e Airbus, per esempio, no? Quindi all'applicazione delle sanzioni per gli aiuti di Stato, in questo caso da ambo le parti. Però c'è stata una guerra, io dico sempre, ma si dice sempre, no? In ambito europeo, che le, le guerre ormai non sono più guerre tradizionali, chiamiamole così, ma sono guerre commerciali. Quindi aver applicato delle tariffe aggiuntive sull'acciaio, sul... Uh... Su, ad esempio anche sul, sui prodotti agroalimentari e quindi aver introdotto questo, questa ostilità appunto di commerciale, commerciale non è certamente un qualche cosa che rassereni i rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea quindi si vuole un po' lanciare ah. questa, questa, questo segnale di amicizia e di distensione ma anche soprattutto in questa direzione di voler cambiare molte cose che sono eh, invece accadute negli ultimi anni, quindi anche nel senso di una maggior stabilità nelle relazioni, nel multilateralismo, ma appunto anche nell'ambito economico e nelle relazioni commerciali che sono molto importanti. Quindi non c'è certamente, certamente ingenuità, lo ribadisco, c'è consapevolezza, ma la necessità anche di guardare internamente all'Unione Europea che di problemi ne ha e pensiamo a Polonia e Ungheria, quindi lanciati dei messaggi anche in tal senso ma con l'obiettivo di rafforzarsi di avere una, un ringiovanimento come detto nelle relazioni transatlantiche grazie grazie Isabella De Monte io concludo questo questo pomeriggio davvero molto interessante mi dicono anche come si dice in questi casi dalla regia molto partecipato quindi saluto innanzitutto tutti quelli che ci hanno Ascoltato e visto, ringrazio Azione che ci ha ospitato e lo staff di Azione che ha lavorato per il successo di questa iniziativa che è andata molto bene. Ringrazio il professor Sergio Fabrini, ringrazio Mattia Diletti, Andrea Molle, Vincenzo camporini Mario Raffaelli, Isabella De Monte che ci hanno dato con degli interventi molto rapidi ma molto profondi tutte le diverse sfaccettature di questa fase particolare che stiamo vivendo, il cambio di presidenza americana, un cambio di presidenza americana senza precedenti per le modalità con cui è avvenuto, sia sul piano interno di quella grande nazione e sia per le sue conseguenze sul mondo e quindi anche eh, su di noi. Eh, per concludere, negli ultimi interventi si è giustamente parlato della difesa degli interessi, ma sappiamo come... Eh, la presenza americana nel mondo sia insieme interessi, difesa anche ruvida dei propri interessi nazionali, ma anche mai disgiunta da una carica di idealismo. Per questo vorrei concludere con le parole finali della poesia di Amanda Gorman il 20 gennaio, una nuova Alba sboccerà mentre noi la renderemo libera, perché ci sarà sempre luce e nella ingenuità di questi versi che però stanno rimbalzando sui social di tutto il mondo eh, credo che ci sia anche il significato di questo nostro incontro che invece ha voluto mantenere anche una certa freddezza e puntualità analitica e che appunto vogliamo considerare un inizio di dibattito e di riflessione grazie a tutti e buona serata buona serata Buona serata a tutti quanti. Buona serata, grazie. grazie. Buona serata a tutti. Buona serata, Buona serata grazie.